schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è un after fix, diciamo, un after patch. Come avrete notato hanno tolto il pallino azzurro, quindi diciamo vi ho portato un'alternativa al glitch di ieri. Per fare il glitch dovete avere un garage all'Eclipse Tower o in una delle attività che ho lasciato in descrizione e che vi lascerò. Dovrete avere tutte e due le attività, anche quella del CEO, e un amico che vi aiuta, e soprattutto dovete essere in mira manuale, ragazzi. Allora, una volta che il vostro amico si sarà buggato come ieri, andate comunque a vedere anche il video di ieri, quando si sarà buggato nella gara e sarà nella vostra sessione, voi avvierete l'altra gara, in pratica, che vi lascio comunque in descrizione. Una volta avviata l'altra gara, come il vostro amico si starà unendo alla gara, io qui ho trovato un'altra persona, però speriamo che se ne vada. Comunque dicevo, come il vostro amico, io sono tenace, raga, se ne deve andare a lui, se ne deve andare, non posso andare via io. E niente, se ne va. Ok, perfetto. Allora, quando il vostro amico si unirà alla gara tramite party, ragazzi, io questo è un rinfresco del video di ieri, diciamo, è un'alternativa diversa. Comunque, quando il vostro amico si unirà tramite party, che cosa dovete fare, ragazzi? Dovete uscire in maniera tale che il vostro amico rimarrà buggato. Per chi non sapesse come, andasse a vedere il video di ieri che ve lo lascio in descrizione insieme a tutte le attività. E una volta fatto ciò, che cosa dovete fare? Entrate nell'appartamento, quando il vostro amico sarà buggato vi vedrà e quindi sarà in questa posizione più o meno dove sono io, dove sto passeggiando io, però sarà invisibile. Quindi andate a fare entra nell'appartamento e entrate con amici. A questo punto sbatterà il vostro amico nel vostro appartamento e andrete tutti in garage, ragazzi, per continuare a fare il glitch. I passaggi più o meno sono tutti quelli che si facevano ieri, tranne un passaggio. Allora, come sapete, il pallino azzurro è stato tolto, perché questa mattina è uscito un glitch abbastanza, diciamo, pesante, insomma, che si potevano fare bei soldi, quindi automaticamente la Rockstar non ha trovato soluzione migliore che rimuovere il pallino azzurro. Comunque continuiamo. Quando il nostro amico sarà in garage, che cosa dovremo fare? Facciamo un cambio di sessione. Una volta cambiata la sessione, torniamo un'altra volta tramite cerca amici, ci riuniamo al nostro amico e ricambiamo sessione per l'ennesima volta. Come vedete, il mio amico è rimasto in garage. Da qui, ragazzi, parte il glitch. Questo passaggio di cambiare sessione lo dovete fare perché altrimenti non diciamo non si buggerà il gioco in maniera completa. Quindi a questo punto, quando siete nell'altra sessione dove non c'è il vostro amico, entrate in un altro garage se l'avete all'Eclipse Tower, oppure chiamate il meccanico e chiamate un'altra LG. Io in questo caso ho il garage nello stesso palazzo, quindi che cosa faccio? Prendo una LG che si trova in questo garage e la vado a mettere nel garage che ho al primo posto, ragazzi. Quindi prendo questa LG qui, come state vedendo, e rientro nel garage, nel primo della lista ovviamente, in cui sto facendo il glitch e in cui l'amico è buggato nell'altra sessione. Mi dirà garage pieno e vado a sostituire con la LG che voglio duplicare, in questo caso la LG che è al primo posto. A questo punto, ragazzi, che cosa ci resta da fare? Dobbiamo cambiare sessione. Mentre stiamo facendo cerca amici, nel momento in cui facciamo cerca amici, il nostro amico spammerà triangolo addosso alla portiera.
Come vedete ragazzi, il nostro amico, anche se in passiva, la panettona qui sta spammando sulla portiera e l'auto è rimasta in garage. Quindi che cosa dobbiamo fare? Come nel glitch di ieri, usciamo fuori, compriamo un'auto e la mettiamo al primo posto dove sta spammando il vostro amico, insomma. In questo caso a me sta spammando Diana Panettona, quindi vado a sostituire la LG, la compro e la metto al primo posto del primo garage della lista, ragazzi. Una volta che ho comprato la LG, aspetto la notifica, il nostro amico, quando noi abbiamo comprato, potrà smettere di spammare. Entriamo nell'altro garage, ovviamente, in quello dove abbiamo messo la copia, cioè nel secondo garage. Una volta entrati nel secondo garage, prendiamo la LG. Adesso andiamo a prendere la LG, la portiamo allo Santos Custom e ci facciamo un cambio targa, ragazzi. Facciamo un cambio targa e torniamo comunque in garage. Io torno in garage, però voi potete anche venderla direttamente l'auto, però io torno in garage, nel secondo garage, per farvi vedere che la LG comunque c'è, che l'altra LG che io ho spostato nell'altra sessione è nel secondo garage, ragazzi. Adesso vado a cambiare la targa in maniera tale che l'auto rimane. Se non fate questo passaggio, l'auto non vi rimane, ragazzi, quindi fate il cambio di targa e via, insomma. Adesso entriamo nel secondo garage e vi faccio vedere. Ovviamente mi dice garage pieno, mi raccomando ragazzi, i garage devono essere pieni. E vado a sostituirlo con la Sabre, giusto per farvi vedere che comunque le due auto ci sono. C'è la prima, ragazzi, che io ho portato quando ero nell'altra sessione, e quella che ho messo adesso. Quindi ragazzi, la copia si è fatta. Detto questo, ragazzi, spero che approfittiate del glitch. Io ho portato questa variante. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.